Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata di Nero su Bianco. Per questa ultima puntata della stagione ci siamo spostati in esterna qui alla Casa Energia che ci ha ospitato in questa lunga stagione. Abbiamo affrontato tanti argomenti d'attualità, da quelli un po' più pesanti a quelli più leggeri. È stata una bellissima location, una bellissima esperienza della quale ringraziamo anche il direttore della Casa Energia Fabio Mori, che saluto, ben Ciao a ritrovato. tutti. Saluto Piero Franchini che si è alternato con David Faltoni durante la stagione. Ciao Piero. Ciao. E per quest'ultima puntata avevamo promesso che avremmo parlato di nuovo di rifiuti, ci interessa capire insomma che cosa avviene, quali progetti ci sono per l'impianto di Sanzeno. E allora abbiamo il presidente di ASA Impianti Giacomo Cherici, Un benvenuto. saluto a tutti. E poi ritroviamo l'assessore al ciclo dei rifiuti Marco Sacchetti del Comune di Arezzo, che avevamo avuto un mesetto fa. Ben ritornato, ben ritrovato assessore. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Poi vedete, ho in mano questo unico per te, si parla di 6, perché c'è un punto informativo del quale ci parlerà poi Fabio più tardi, perché c'è questa novità che riguarda proprio 6 Toscana e la Casa dell'Energia. E quindi dopo ne parleremo, anzi stiamo già vedendo Proprio proprio vicino a quello voi. che è il punto informativo, che è proprio qui accanto dal punto dal quale vi stiamo parlando. Allora, volevo cominciare proprio da Giacomo Cherici. Abbiamo letto tante cose, tanti punti di vista in questi mesi, compreso anche ovviamente quello di ASA Impianti, su questo, non so se definirlo nuovo corso, quantomeno questo nuovo progetto che ha preso il via e che riguarda il presente e il futuro di Sanzeno. Allora, vogliamo spiegarlo anche in modo semplice a chi ci ascolta? Sì, volentieri, grazie per la domanda. Allora, va fatta una premessa. Nel 2017 quello che era l'impianto di Sanzeno, conosciuto come inceneritore, si trasforma e ottiene una certificazione che lo porta di fatto nel mondo delle centrali di produzione energetica. Questo è un momento molto importante, un cambiamento molto importante perché inizia un percorso che già era stato tracciato e che porta via via il recupero di energia e il recupero di materia in una posizione preliminare a tutto il resto, dove la parte dell'incenerimento a recupero energetico diventa sussidiaria per gli scarti. Quindi ci troviamo in una fase di evoluzione impiantistica, la cosiddetta implementazione impiantistica, che vedrà la centrale di recupero appunto di Sanzeno rispondere alle necessità di trattamento a recupero energetico e a recupero di materia di quelli che sono i rifiuti che a me piace chiamare i nati qui. I nati qui in questo bacino, mi riferisco alle tre valli attorno ad Arezzo e alla città. Si è parlato in questi mesi di raddoppio, è stato definito, no? Anche da alcuni esponenti più o meno politici, è stato usato questo termine. Non è corretto però, giusto, definirlo raddoppio? È un termine facile perché è qualcosa che è ormai nel DNA di tutti noi, no? La parola inceneritore, raddoppio dell'inceneritore. Di fatto, come dicevo prima, il progetto di implementazione va a rispondere alla necessità di trattamento di rifiuti che sono già in questo bacino e che oggi, non potendo essere trattati a Sanzeno, vengono caricati da dei camion, vengono portati in altri impianti. Questi scarti poi che ne derivano appunto da queste lavorazioni vengono ricaricati su dei camion e riportati a processare in altri impianti che magari sono anche più obsoleti di quello che è l'impianto di Sanzeno. Infatti nel progetto di riposizionamento la parte che riguarda il forno, la parte che riguarda il termovalorizzatore è un qualcosa che processerà sì uno scarto maggiore, ma andando ad abbattere le emissioni del 25% medio circa. Perché chiaramente sono macchine che fanno dei progressi tecnologici enormi, esattamente come quelli che vediamo fare alle nostre macchine, passando dagli Euro 3 agli Euro 4, agli Euro 5, ai 6 più e agli ibridi. Quindi si va nella direzione di processare i nati qui, i rifiuti che noi produciamo in questa zona, andando ad abbattere quelle che sono le emissioni, emettendo il recupero di materia, quindi tutta la lavorazione dell'organico, tutte praticamente le ottimizzazioni che si possono trarre dalle lavorazioni delle varie raccolte differenziato, in posizione preliminare rispetto al resto. Si è parlato di rifiuti aretini. Quelli che non sono d'accordo dicono in realtà la provincia non ne avrebbe bisogno appunto per quelle che sono le necessità, e in questo modo si prendono rifiuti da fuori. Cosa si può rispondere?
Cosa si può rispondere? I numeri parlano chiaro, cioè i rifiuti vengono monitorati e poi un mercato, quello dei rifiuti, un mercato, una produzione che non è una produzione regolare. Quindi tutti quelli che possono essere i progetti di implementazione impiantistica devono essere dei progetti prudenti, devono tener conto di quelle che sono le variazioni della produzione dei rifiuti e quindi devono, come prima cosa, come proprio approccio preliminare, mettere in sicurezza il proprio ambiente. La domanda che io rivolgo a questi signori è: ma questi rifiuti, se non venissero trattati a San Zeno, che impatto ambientale andrebbero a produrre, visto che si sa che il trasporto dei rifiuti e il trasporto in generale è la causa principale delle emissioni atmosferiche e si sa benissimo che gli scarti vengono processati in altri termovalorizzatori in giro per il paese e anche fuori confine? Allora, vediamo adesso questo breve servizio di Greta Settimelli che avevamo realizzato ad aprile, quando c'era stato il disco verde a questo progetto da parte del Lato. Disco verde dell'Assemblea di Ato Toscana Sud al progetto di riposizionamento dell'impianto integrato di San Zeno. Nel corso della seduta che si è tenuta a Siena, l'Assemblea, presieduta dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, ha esaminato la relazione tecnica presentata dal direttore generale in merito appunto alla richiesta avanzata dalla Regione Toscana di un parere sul progetto presentato da AISA. Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, ferma restando l'attuale capacità autorizzata di accogliere fino ad un massimo di 86.000 tonnellate all'anno, il progetto presentato consentirebbe all'impianto integrato di San Zeno, si legge nel comunicato di Ato, di chiudere al proprio interno le varie fasi di trattamento grazie agli efficientamenti programmati sia sulla sezione meccanica mediante il recupero della materia riciclabile sia sulla linea di recupero energetico mediante l'aumento della capacità termica. È ragionevole attendersi, prosegue Ato, che anche nello scenario più prudenziale sui tempi di raggiungimento dell'obiettivo del 70% di raccolta differenziata, l'impianto di San Zeno, una volta entrato a regime, sarà in grado di coprire l'intero fabbisogno di trattamento e recupero energetico dei rifiuti prodotti dalla provincia aretina. Allora, con l'assessore Marco Sacchetti, comune che ha appoggiato ovviamente questo nuovo corso per San Zeno. Sì, il comune, l'amministrazione, tutta la maggioranza, fin dalla sua genesi di questo progetto di implementazione, ha dato il suo supporto, sia ovviamente morale ma anche sostanziale, perché ovviamente questi processi, senza il consenso e supporto dell'amministrazione dell'ente locale su cui insiste l'impianto, sarebbero irrealizzabili, cioè, quindi diciamo in controtendenza rispetto alle precedenti amministrazioni che invece secondo me l'avevano penalizzato fortemente questo sito impiantistico, noi riteniamo che sia un valore aggiunto per la città e per il sistema. E quindi ci abbiamo creduto, abbiamo supportato AISA Impianti, che poi dopo in tutte queste scelte siamo andati in sintonia nelle scelte, nelle modalità, nell'implementazione impiantistica, anche nelle procedure da tecnico-amministrativo da seguire. Perché crediamo appunto, proprio per le motivazioni che ha detto prima il Presidente, cioè riteniamo che sia, io ho sempre detto che questo sistema impiantistico è un sistema impiantistico che fa parte della circolarità dell'economia, non è pensabile che l'economia circolare si chiuda solo con la raccolta, perché dopo la raccolta va gestita e quindi va gestita con un sistema impiantistico adeguato, efficiente, moderno. Oggi la tecnologia rispetto a 50 anni fa o 60 ha fatto passi da gigante. Se pensiamo a come era strutturato il vecchio inceneritore d'Arezzo, che era la cella, che era sostanzialmente un forno per pizza e una ciminiera, oggi andiamo a vedere l'impianto di San Zeno e vediamo che la parte di forno e la ciminiera è marginale rispetto a tutto il resto impiantistico, che è tutta la parte ovviamente di filtraggio, di trattamento dei fumi, cioè tutto ciò che chiaramente serve a produrre e a limitare in maniera quasi totale gli impatti emissivi in atmosfera, per cui l'iter amministrativo è ancora in corso. Noi abbiamo caldeggiato la Regione Toscana che concluda l'iter quanto prima, ci attendiamo insomma a breve il termine dell'iter con esito positivo. Ricordo una nota di, non so se un mese e mezzo fa, dall'opposizione di Alessandro Caneschi, del consigliere del Partito Democratico, che lamentava la poca partecipazione, no, su questo e di discussione, penso soprattutto in consiglio, su questa tematica. È stato così o è il solito gioco delle parti?
Ma io credo sia un po' sempre il gioco delle parti. Ora mi viene in mente, ha citato Caneschi e la partecipazione, proprio stamani ha ribadito la sua critica nei confronti dell'assenza di partecipazione nell'ambito del processo di revisione degli strumenti urbanistici che andranno in Consiglio Comunale del prossimo. Io penso sia un po', come dire, un ruolo delle parti, perché noi la partecipazione comunque l'abbiamo garantita anche oltre ai limiti e ai minimi normativi che le disposizioni legislative richiedono, sia per la pianificazione urbanistica ma per i processi ovviamente di trasformazione del territorio. Ci sono delle leggi che prevedono la figura di garante della trasparenza, dell'informazione, prevedono tutta una serie di eventi che noi, che AISA ha organizzato, quindi ci sono dei siti, sono stati fatti appunto degli incontri, dei seminari. Cioè, purtroppo poi qual è la realtà concreta? Che è difficile oggi motivare la cittadinanza a partecipare a questi momenti di confronto, perché quando abbiamo fatto la partecipazione, mi ricordo, io ero presente, AISA Impianto ha organizzato la giornata della partecipazione, c'erano i cittadini, ma della politica non c'era nessuno, della politica dell'opposizione non c'era nessuno. È lì che si fa la partecipazione, non tanto in Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale poi di fatto su questa cosa cosa sancisce? Cioè, questa è un'iniziativa che di una società, è vero che il comune di Arezzo è il comune maggiorazionista, però è un'iniziativa di una società, di un SPA che opera, e quindi secondo, come dire, le direttive di un consiglio di amministrazione sul mandato di un'assemblea, è quello l'organo deputato. Cioè, non è che sempre si debba ripassare al Consiglio Comunale, questo non voglio esautorare il Consiglio Comunale di certe prerogative, però ecco, la partecipazione si fa anche in altri ambiti e noi l'abbiamo consentita, la partecipazione è stata quella che è stata. Fabio Mori, ti sta a cuore il tema del recupero, no? Qui siamo in un luogo che si chiama Casa dell'Energia. Che cosa ne pensi di progetti di questo tipo che guardano anche al futuro, insomma, di quello che poi è la gestione della parte finale, in questo caso del ciclo? Ma io credo, nel senso, il progetto poi che abbiamo iniziato di collaborazione tra il Comune di Arezzo e Sei Toscana, secondo me rientra in quello che diceva poco prima l'assessore Sacchetti, cioè la partecipazione, cercare sempre di più di indirizzare l'attività amministrativa verso la cittadinanza. Cioè, oggi in Italia stiamo vivendo un momento di grande scollamento tra l'azione politica e la società civile. Ecco, secondo me la creazione di questo servizio, poi, che poi diciamo ritorna un po' in medias res, no? Di questo servizio anche di distribuzione dei sacchetti, di sensibilizzazione sulla materia del rifiuto e sulla razionalizzazione poi della raccolta, di cui poi sicuramente l'assessore Sacchetti ci dirà meglio, rappresenta una longa manus dell'amministrazione sulla popolazione. Cioè, secondo me lo sportello rifiuti ha avuto la sua naturale incastonamento all'interno del progetto di Casa dell'Energia e si è appunto affiancato al servizio di sportello energia. Quindi la tematica del rifiuto strettamente connessa con la tematica dell'energia, perché secondo me poi sono la stessa cosa. Cioè, il rifiuto deve essere considerato come un nuovo modo di produrre energia. Cioè, non è che è considerato solo scarto di un processo produttivo, ma deve essere reintegrato e riportato poi come nuova fonte. E com'è che si fa questo? Ampliando la raccolta differenziata e poi purificando in qualche modo tutti i processi di produzione di energia dal rifiuto. Ecco, sicuramente il sistema di raccolta differenziata Spurio, che sta nascendo e che già il Comune di Arezzo, appunto, che è un comune virtuoso nella raccolta differenziata e nella trattazione della materia del rifiuto, sta sicuramente ancora di più migliorando questo aspetto. E come Casa dell'Energia, quindi come un progetto che mette sicuramente l'uomo al centro del rapporto con la natura, e quindi cercare di diminuire le emissioni, trattare il rifiuto in maniera tale da poter produrre energia, sicuramente si colloca benissimo in questo tipo di argomentazione. Ci fermiamo e torniamo tra poco. Di nuovo insieme, volevo sentire Piero, poi adesso entriamo anche nell'ambito più anche dello specifico. Quando si parla di inceneritore o valorizzatore, che già inceneritore è una parola che
potrebbe quasi uscire forse dal vocabolario, che la gente sennò non capisce, no? Se comincia a usare termini un po' strani, però bisognerebbe appunto cominciare anche a aggiornare il vocabolario. Comunque quando si parla di questi temi, no, sai che c'è una parte di popolazione che si allarma, diciamo, a prescindere. Come vedi questo argomento? Io dunque, da cittadino, quindi da usufruitore del servizio, chiaramente penso una cosa, e cioè quella che penso io la pensiamo in diversi, cioè che magari un pochino di informazione in più per quello che effettivamente avviene in questo smaltimento dei rifiuti, e quindi e cosa eventualmente succederebbe se non ci fosse questo, chiamiamolo pure, ampliamento, ecco cosa dovrebbe accadere, perché io credo che c'è molta ignoranza. Perché? Perché chiaramente è sempre stata una cosa che è stata un po' chiusa lì, e quindi ecco la gente ha sempre avuto un po' di paura, perché praticamente c'è questa tendenza a pensare che lì escano chissà cosa, che escano i fumi, che escano, e quindi ecco, ultimamente invece c'è stata un po' di informazione, visto con addirittura con i ragazzi, quindi c'è stato, diciamo, e quindi ecco, questa credo che debba essere ampliata, secondo me, perché è chiaro che ognuno di noi produce dei rifiuti che poi in qualche modo vadano smaltiti. Ecco, questo magari bisogna, secondo me, spiegarlo ancora meglio, perché io ho visto che effettivamente anche delle volte ho dei secchi molto vicini, e quindi vedo anche purtroppo l'ignoranza di come viene buttata, di come viene messa, e quindi ecco, lo so che è difficile, però ecco, magari con un'informazione anche un po' più diretta, non so, con dei volantini alle case, per dire, ecco, non lo so. Cioè, quindi ecco, secondo me manca un po' di informazione per capire meglio questo processo, che è quello di, appunto, dello smaltimento, e per capire appunto che effettivamente qui nessuno, perché voi lo sapete che nei rifiuti ci sono delle storie bruttissime, insomma, no? Perché ci sono delle storie che e tuttora ci sono, no? Perché noi sappiamo, specialmente al sud, per dire, ci sono state delle cose bruttissime. E quindi ecco, la gente è un po', come dire, titubante, impaurita, e quindi ecco, magari pensa sempre che anche chi fa bene non arriva a capire quanto fa bene, e invece secondo me è bene spiegarlo, perché io ritengo che la giusta strada che è stata intrapresa da questo impianto, secondo me vada ben spiegata, in modo che un po' di energie vanno spese lì, visto che diciamo, si parla di energie, vanno spese lì per cercare, ecco, di informare bene la gente, in modo che si capisca che io produco il rifiuto, e quindi in qualche modo deve essere smaltito, e devo capire come, e devo essere anzi contento che da Gai vengono a prendermelo a casa o vicino a casa, e quindi e poi lo. Ecco, quindi un po' di informazione. Giacomo, che dici? Sì, è giustissimo. L'informazione su temi così difficili va fatta sempre. È il motivo per cui, riferendomi anche a prima, a chi lamenta forse una mancata partecipazione, ma questo non è vero, abbiamo aperto un tavolo che si chiama il tavolo dei suggerimenti, dove addirittura ci sono UNICEF, Medici per l'Ambiente, c'è la Caritas, la Diocesi, ci sono dei magistrati, ci sono quindi medici, altri profili, proprio perché questo impianto e questa centrale di recupero è un qualcosa di tutti. Non è un impianto che ha presentato un progetto che ha parti segretate in regione, è un impianto che ha presentato un progetto totalmente in chiaro, totalmente al bianco. Quindi è un qualcosa che risponde a quelle che sono le necessità di tutela ambientale, ma soprattutto risponde a quelle che sono le normative in vigore. Nessuno di noi si sogna di attivarsi per fare qualcosa di differente, per ricavare utili che servono poi chissà a fare che cosa. Questo è un impianto pubblico,
un impianto vissuto attraverso le scuole che lo vengono a visitare, attraverso le lezioni di cucina che fa lo chef Shadi, attraverso le iniziative con Coldiretti, concerti. Abbiamo avuto lo Stato Sociale a fare un concerto con 4.000 persone lì da noi. Facciamo dei corsi. Ecco, questi corsi insieme agli ordini professionali, e questi corsi sono aperti a tutti e vengono invitati sistematicamente tutti, anche i consiglieri comunali. Di più le scuole. Bisogna non riferirsi mai a delle nicchie profittevoli di interesse, come possono essere i ragazzini e basta perché fa chic, perché fa scena il bambino. No, ma perché bisogna poi parlare grandi, con insomma. Tutti, bisogna parlare anche con i nonni, sono importantissimi. Sì, sì. Infatti vengono i ragazzi a fare lezioni di cucina antispreco per vedere veramente come si può incidere nell'abbattimento dei rifiuti, insieme ai genitori e insieme ai nonni. È chiaro, questa è un'azione che assolutamente va continuata, il nostro impegno in tale direzione, proprio perché ognuno di noi cittadini ha diritto di vedere il proprio impianto, perché questo è un impianto dei cittadini, non è un impianto di un SPA privata che non si sa bene poi che cosa possa fare. Come succede in tante parti. C'è una legge che dice come si fanno le cose, ci sono dei progetti presentati a norma di legge e quindi noi ci fermiamo lì, non facciamo altro. Sì, sì. Vediamo allora una delle ultime giornate appunto in cui l'impianto si è aperto. Abbiamo avuto un'adesione spontanea di oltre 800 studenti che ci hanno chiesto di venire qua per vedere quello che facciamo. In primis vedere l'impianto, cosa fa l'impianto di recupero. Dall'altra parte legare una giornata ad attività formative nel campo di salute e ambiente. Cerchiamo di recuperare altre cose da un rifiuto che altrimenti non servirebbe più a niente, sarebbe messo in una discarica sottoterra e starebbe tanti anni lì sotto. Invece qui riusciamo a recuperare altre cose. La prima cosa che recuperiamo è la corrente elettrica. I bambini ascoltano, sperimentano, capiscono fin da piccoli cosa significa e quanto è importante fare una corretta raccolta differenziata e rispettare l'ambiente. Partire da ridurre gli sprechi alimentari fino a fare una corretta raccolta differenziata. Quindi se partiamo fin da piccoli sicuramente diventeranno degli adulti più coscienti. Ci sono diversi contenitori dove buttare le proprie cose, come la plastica che si può riutilizzare. Lo fate anche a casa? Sì. Le giornate dello Zero Spreco ad AISA Impianti sono multisensoriali, dalla visita all'impianto stesso, alla cucina e persino alla musica del riciclo. Ah, Riciclo Musica è un gioco straordinario perché trova l'occasione di utilizzare qualsiasi strumento che può sembrare di scarto come motivo per fare musica e ritmo. Il recuperare anche le bucce, in questo caso recuperiamo la buccia del grano che è la crusca, con una farina non raffinata ma integrale che loro trasformano in tagliatelle. E nell'angolo delle ricette dello Zero Spreco, supervisionato dallo chef Shadi Asburn e con l'aiuto degli studenti dell'Istituto Vegni di Cortona, la fantasia dei ragazzi vola alto. Hanno preso il pane come base su tutto, c'è chi ha fatto una rivisitazione del pollo all'arancio, chi ha fatto la rivisitazione di un'insalata di pollo, che ha usato il tonno, ma anche piatti dolci. Se vedi, quello più bello per ora, per esempio, che stava fatto a livello estetico è un cupcake intitolato Niente Spreco. Come è andata? Cosa hai cucinato? È una pizza approssimativa. Che cosa ci avete messo in questa pizza? Ci abbiamo messo allora il pane, poi i pomodori, la cipolla e basta. E il formaggio. Nella conservazione, no? Ci sono dei segreti. Sì, infatti magari il cibo che c'ha bisogno di più conservazione, ma con le tecniche che usavamo prima, con sottosale, sott'olio, tutte queste cose, possiamo salvare il cibo invece di andarlo a buttare. E così l'impianto di San Zeno si apre alla cittadinanza, facendo scoprire sempre di più la sua importante funzione in termini ambientali. Io dico sempre, ma questi rifiuti, dove sono questi rifiuti? Sono già presenti nelle nostre strade, sono nei nostri cassonetti, sono nei nostri secchiellini del porta a porta, sono nati qui. Quindi pensare di fare a meno di impiantistiche che sul posto riescono a recuperare tutto quello che di buono si può recuperare da questi rifiuti è una cosa che ormai è antidiluviana. Assessore, per rispondere anche a chi magari può essere preoccupato, spesso si sostiene in quell'area, no, che poi va a finire anche in Valdichiana con la coesistenza anche di impianti privati, c'è chi teme, no, che magari ci possano essere dei problemi sulla qualità dell'aria. Ci sono dei dati diciamo su quell'area, sull'area in particolare
che rientra insomma, nel comune di Arezzo, sulla qualità dell'aria, su possibili problemi? Allora, dei dati aggregati non ce ne sono, cioè nel senso lì ovviamente c'è stato negli anni una densificazione di attività industriali che hanno impatti sull'atmosfera. Sono attività industriali, come dire, cioè che hanno anche fatto dell'ambito aretino, ne hanno fatto quasi proprio, come dire, un distretto, perché c'è il distretto ovviamente di recupero dei materiali, dei metalli preziosi, in cui è un distretto importante quello aretino, forse penso sia all'avanguardia in Italia se non nel mondo, per cui io non è che voglio demonizzare ovviamente questo tipo di attività, perché comunque sono sempre nell'ambito di processo di recupero della materia, una materia particolare perché sono metalli rari, terre rare, metalli preziosi, però è sempre ovviamente recupero di materia. Lì c'è una concentrazione appunto che si è stratificata negli anni, non c'è un quadro univoco totale dell'aria. Ci sono delle criticità che riguardano prevalentemente il sottosuolo, dovuto anche questo un po' storico, perché non dimentichiamoci che le normative in ambito tutela ambientale non sono sempre state queste, cioè c'è stato un progresso, tra virgolette, un'evoluzione che in qualche modo ha seguito anche l'evoluzione un po' culturale, no, del paese, perché prima, porta l'esempio delle discariche o del trattamento dei rifiuti, prima le discariche si facevano molto semplici, si prendeva un ex cava e si sversavano i rifiuti tali e quali e si copriva, questo era il modo per smaltire i rifiuti 50 anni fa, che è per dire, no? Quindi ovviamente oggi c'è stato, questa sarebbe ovviamente fuori legge, da terra dei fuochi un'operazione del genere. Quindi idem vale anche per le attività produttive, ci sono siti, ex siti produttivi, mi viene in mente l'ex 1R, ma anche nella zona di San Zeno, in cui ci sono concentrazioni di benzene, di trielina nel sottosuolo, che sono importanti, che sono sedimi oggetto di bonifica. Quindi ci sono delle criticità, diciamo, nelle matrici ambientali. Ci sono delle criticità riscontrate anche, per esempio, indirettamente sul sistema fognario. Cioè è stato riscontrato che ci sono degli sversamenti, tra virgolette, abusivi di acqua di processo industriale sul sistema fognario. Ma questi sversamenti non avvengono sicuramente nelle aziende titolate, perché le aziende titolate che hanno ovviamente, come dire, una compagine, che hanno dei titoli autorizzativi, che hanno una compagine sociale importante, non hanno nessun interesse a smaltire in maniera illecita acque di processo. È più legata alla presenza di una miriade di attività piccole che spesso, proprio per la loro dimensione, sfuggano da iter autorizzativi. In emissioni in atmosfera non sono state riscontrate delle criticità particolari, anche se sarebbe opportuno chiaramente proporre, noi l'abbiamo anche un po' proposto alla Regione, di imbastire un tavolo in qualche modo che ci consenta di avere un quadro anche complessivo areale dell'aria. Questo, come dire, più che si conosce e meglio è sempre una forma ovviamente di tutela anche nei confronti dei nostri cittadini. Per quanto riguarda ovviamente l'impianto, l'implementazione dell'impianto di San Zeno, come dicevo, questa implementazione sostanzialmente di termovalorizzatore, gli studi fatti e la documentazione presentata in Regione dimostra che l'impatto in atmosfera è addirittura minore rispetto a quello attuale. Perché? Perché grazie ovviamente all'implementazione tecnologica, la tecnologia fa passi da gigante, quindi oggi ci hanno dei sistemi di trattamento dei fumi che non sono quelli 10 anni fa. Quindi, questo è il quadro, quindi diciamo complessivamente io non so qual è il livello ora, diciamo, di pressione ambientale nell'atmosfera, ma sicuramente questa implementazione non porta un più, porta un meno. Quello che chiudo, ma vorrei ribadire invece con forza un aspetto, chiaramente un'amministrazione quando deve fare una scelta di tipo autorizzativo nei confronti di un'attività impattante che ha una valenza pubblica e una privata, chiaramente io scelgo il pubblico, perché devo ovviamente prima di tutto tutelare gli interessi di tutti i cittadinanze, e quindi ecco perché noi con forza abbiamo detto l'impianto di San Zeno va avanti a tutto. Torniamo tra poco. Eccoci tornati qui dalla Casa dell'Energia, dalla parte esterna, questo open space che abbiamo ricreato per quest'ultima puntata di Nero su Bianco. Ora tra poco vedremo anche il servizio su questa rivoluzione, come è stata un po' chiamata, che riguarda il centro storico, e quindi parleremo anche
nel punto informativo di Sei Toscana. In questo servizio, che tra poco vedremo, si dice che dove sono, nelle zone della città, assessore, dove sono state collocati questi nuovi cassonetti di Sei Toscana, questi cassonetti che all'inizio un po' hanno un po' spiazzato, soprattutto quello dell'indifferenziato, poi comunque alla fine le persone ci hanno preso la mano. La differenziata, la quantità di raccolta differenziata è aumentata in modo importante, considerando che il Comune di Arezzo era abbastanza indietro, no? Alcuni anni fa, proprio rispetto agli obiettivi che erano stati prefissati. Vi aspettate che questa crescita adesso si allarghi al centro storico e si allarghi anche nelle zone dove poi verranno messi questi cassonetti nuovi? Ma sì, le simulazioni fatte ci hanno detto che abbreviamo degli incrementi percentuali, non mi aspetto di come l'incremento avuto in questo primo step di implementazione, diciamo in zona Giotto, dei nuovi cassonetti ISI, che è stato dell'ordine del 5%, perché siamo passati dal 39 al 44. I dati sono molto confortanti sia in termini di raccolta differenziata percentuale, ma sia anche in termini di qualità della raccolta differenziata, che poi ha dei riverberi ovviamente sui costi impiantistici. Il secondo step è questo che abbiamo iniziato a attuare dal lunedì scorso, con l'introduzione della prossimità nel centro storico, e quindi lì opereremo davvero una differenziazione tra l'indifferenziato e l'organico, cosa non avveniva. Per cui anche su questo secondo step ci aspettiamo un incremento importante in termini di raccolta differenziata. Poi seguirà l'implementazione dei cassonetti stradali ISI, quelli più moderni, dotati di accesso controllato nella zona di Saione, ora a breve, e poi ci allargheremo, diciamo, a macchia d'olio in quest'anno e nel 2020 su tutta la città. Noi siamo abbastanza convinti di superare tranquillamente il 50% di raccolta differenziata e spingerci tendenzialmente verso il 60%, che riteniamo sia l'obiettivo minimo. Non vorrei parlare solo di percentuali, ma vorrei parlare anche di qualità, perché appunto la qualità è molto importante, e ovviamente vorrei parlare anche ovviamente di qualità urbana, di decoro urbano. Io ho visto in questi giorni il centro storico e devo dire che si possano fare tutte le critiche che si vogliono, si può sempre migliorare il sistema, però rispetto a prima, in cui io come mi muovevo a ogni angolo o a ogni cestino vedevo un sacco, mezzo sacco, due sacchi, tre sacchetti, che non era un depositatore seriale di rifiuti industriali, ma era proprio molto probabilmente la signora anziana che depositava lì ormai per usanza un sacchettino piccolino della spesa con il rifiuto. Ecco, questa situazione per una città che sta prendendo una vocazione turistica, di attrattore, di flusso turistico, non era più ammissibile. E io vedo che in questi giorni, comunque, mi giungano delle foto, ma delle foto le ho fatte anch'io, la città è pulita, quindi forse sicuramente stiamo andando nella direzione giusta. Il tutto, e ritorno un po' alla domanda che facevate prima, cioè quali sono i ritorni per la cittadinanza? I ritorni della cittadinanza sono fondamentalmente ovviamente in termini di raccolta differenziata, di percentuali di raccolta differenziata, di città pulita, ma sono anche ritorni di termine ovviamente di pressione fiscale, perché questo è l'altro obiettivo cardine che noi ci siamo dati. Il tutto deve avvenire senza gravare troppo sulle tasche dei cittadini. In passato si sono fatte delle politiche che io non condivido, perché erano secondo me politiche demagogiche, che fa parte di una certa ideologia dominante, di dover scaricare sempre sulle tasche dei cittadini i buoni comportamenti, e questo non va bene. Cioè si potrà arrivare anche a una diminuzione della TARI? Senza dubbio, sì. Questo è l'obiettivo, perché nel momento in cui io riesco a aumentare la percentuale di raccolta differenziata introducendo servizi che non mi costano molto di più, anzi che costano meno, perché il porta a porta è comunque un sistema molto costoso, riesco a migliorare la qualità, riesco a recuperare più materia prima seconda, riesco a diminuire la quantità dei rifiuti, riesco a ottenere dei processi di trattamento che sono meno onerosi, alla fine ottengo questo, ottengo una riduzione della TARI. Piero? Sì, io sento un po' che dalle periferie si sentono un po' penalizzati e dicono ma sempre questo centro, è giusto che il centro sia pulito, però certe volte magari questo so che è difficile e magari non dipende proprio direttamente dall'amministrazione comunale o dall'AISA, però c'è questa raccolta di rifiuti nelle periferie che è un po' carente, quindi ecco. E questo migliorerà, perché ho sentito appunto l'assessore che dice che siamo partiti da lì e poi pian piano, ecco,
Quindi possiamo rassicurare la gente che tutto migliorerà, insomma, ecco, per dire. Tutto è migliorabile e su questo aspettiamo ovviamente i contributi dei cittadini, sono preziosi. Se non sono fatti ovviamente in maniera, come dire, aprioristica e precondizionata, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di confronto, quindi i sistemi sono implementabili e migliorabili. E appunto il sistema verrà implementato anche ovviamente alle periferie della città, questo ecco, il prossimo anno. Con Sai Toscana sicuramente Fabio Moghi è in ottimi rapporti, però certo. Abbiamo vissuto un'estate, l'estate scorsa, in cui c'è stata la rivolta anche di molti sindaci di tutti gli schieramenti, da quelli di centro-sinistra che c'erano allora, che ai loro non ci sono più, dopo, specialmente dopo l'ultimo ballottaggio, ma a parte questo. E poi si sono lamentati ovviamente in particolare il sindaco di Arezzo Ghinelli e il sindaco di Castiglione Fiorentino Mario Agnelli, che sono stati tra i più energici insieme ad altri primi cittadini. Quell'emergenza si sente di dire che non la vedremo più quei cassoni ad agosto, no? Allora, io ovviamente una domanda molto complessa richiederebbe parlare ovviamente del gestore Sei Toscana, richiederebbe una trasmissione intera. Io non posso garantire che non si ripeta, chiaramente, perché ovviamente non sono in queste corde, non sono dentro ovviamente l'asset e il controllo gestionale della società. Quello che sto vedendo e vivendo è che nel corso di questi anni la situazione all'interno di Sei Toscana, che vive una situazione societaria complessa, ha dei problemi organizzativi, come detto, si è creato un mastodonte, un animale bestiale per certi aspetti, considerate che appunto ha un'interferenza territoriale importante che va dal Casentino a Orbetello, ha più di 1000 dipendenti, quindi ha subito una fase di messa a punto complessa, poi anche per le difficoltà societarie che tutt'oggi sussistono all'interno di Sei Toscana, e quindi diciamo i disservizi occorsi l'anno scorso sono anche figli di questo, cioè sono figli di una complessità aziendale, chiamiamola così. Nell'ultimo anno è stato fatto tanto, grazie anche al presidente Ghinelli, che non ricordiamoci che è il presidente dell'ATO, ecco, lui sostanzialmente l'ATO è il soggetto che in qualche modo controlla l'operato e interviene sull'operato del gestore, non tanto sul singolo territorio ma su come applica il contratto di gestione. Tanto è stato fatto in tal senso e Sei Toscana si sta un po' man mano ristrutturando, e quindi i problemi legati al personale, che erano sostanzialmente quello occorso l'anno scorso, erano legati alle esternalizzazioni, cioè il ricorso alle cooperative in maniera smodata, che comportava di fatto questi disservizi, perché si mettevano su strada, su piazza, degli operatori che non erano formati, adeguatamente formati. Questo non avverrà più, perché ci sono state delle delibere ben specifiche di ATO che limita l'uso delle esternalizzazioni. Sei Toscana ha assunto tanto personale, per cui io sono ben fiducioso che questo fenomeno quest'estate non si ripresenti, anzi, che si vada verso ovviamente un miglioramento di servizio, come stiamo vedendo oggi nel nostro territorio. Volevo chiedere a Giacomo Chierici, si parla di raccolta differenziata di qualità. Quando sentiamo quelle percentuali, ha raggiunto il 50, il 55, cioè si intende, cioè quello che viene comunque raccolto dal cassonetto, che poi è lordo, nel senso che dopo bisogna vedere di quella quanta buona ce n'è. Esatto, grazie per questa domanda, è molto importante. Mi riallaccio al tema di prima dei costi e delle tariffe, perché anche il costo industriale della lavorazione del rifiuto va a incidere in bolletta. Un sistema integrato come il nostro già oggi garantisce un costo di trattamento della tonnellata rifiuto circa il 30% inferiore rispetto ad esempio ai nostri vicini senesi. Questo proprio per come è organizzato l'impianto. Poi, per quanto riguarda la qualità della raccolta differenziata, è importantissima, perché quando si fa una raccolta differenziata di qualità si va a diminuire lo scarto che poi necessariamente va processato all'interno del termovalorizzatore o comunque avviato a dei processi di smaltimento. Tutto questo ci consente di lavorare per un bacino in maniera ottimizzata, e questo va a determinare di conseguenza un costo industriale sempre inferiore. Anche il progetto di implementazione va in questa direzione. Infatti è molto importante ribadire il concetto che il processo di implementazione, tutto l'investimento che verrà fatto a livello di impianto, non avrà nessun impatto sulle tariffe dei cittadini. Ho proprio una curiosità, perché il cassonetto, prendiamo quello della carta o della plastica, viene svuotato da Sei Toscana, giusto?
Lo porta subito da voi a San Zeno? Come funziona? No, allora no. Bisogna distinguere, se no rischiamo di fare confusione. Sei toscana, è il gestore, è colui che spazza, raccoglie e trasporta. AESA Impianti è l'impianto del comune di Arezzo e dei comuni della Val di Chiana, compreso il comune di Capolona Subiano, Castiglione Fibocchi, che processa e lavora industrialmente tutte le frazioni organiche da raccolta differenziata e allo stato attuale il rifiuto indifferenziato, e si sta approcciando a quella che sarà un'implementazione che vedrà anche il recupero ad esempio del biogas della frazione organica differenziata, vedrà il recupero dello stesso biogas dalle parti che sono sempre di frazione organica e sono all'interno dei rifiuti indifferenziati, e vedrà anche l'apertura di tutta quella che è la futura fabbrica di materia di cui appunto stiamo parlando in questi giorni, che è un qualcosa che andrà a dare risposta alla lavorazione delle raccolte differenziate. Per fare che cosa? Per ottenere quella materia più raffinata possibile da piazzare sul mercato e quindi chiaramente avere dei ricavi e delle convenienze che poi si traducono in un contenimento del costo industriale della tonnellata rifiuto lavorata, e poter restituire sotto forma di biometano, sotto forma di energia elettrica, sotto tutte le forme dello zero spreco che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni, dei benefici a quello che è il territorio su cui l'impianto insiste. Ma Sei Toscana e AESA Impianti sono due realtà distinte, sono due società che ognuna è deputata a fare un lavoro ben preciso. Pubblicità e poi le conclusioni. Eccoci tornati all'ultima parte di Nero su Bianco. Allora, vediamo questo servizio sulla rivoluzione centro storico e su questo servizio di Sei Toscana qui alla Casa dell'Energia. I cittadini, invece di conferire il loro sacchetto per strada, dovranno differenziare la frazione organica, quindi la preparazione dei pasti, il resto, in un altro sacchetto e conferirlo in un bidone appositamente dedicato, mentre l'indifferenziato lo porteranno all'interno di un altro bidone. Invece di posizionarlo fuori dal proprio portone, ci sarà una mappa con 56 postazioni. I cittadini dovranno semplicemente cercare la postazione più vicina al loro portone, alla loro abitazione, e conferire i rifiuti differenziati. Verso una rivoluzione del servizio di raccolta differenziata nel centro storico aretino, una riorganizzazione che era partita alcuni mesi fa quando nei quartieri aretini erano arrivati i cassonetti ISI che adesso sbarcano anche nel cuore cittadino. Il centro storico sarà così suddiviso in due zone. Dal 10 luglio la raccolta porta a porta nella zona più centrale di carta e cartone si terrà ogni lunedì, mentre il multimateriale, imballaggi in vetro, alluminio, plastica e tetrapack si svolgerà ogni martedì e venerdì. Organico e indifferenziato dovranno essere invece conferiti all'interno dei bidoni di prossimità. Nella fascia più esterna, invece, a partire da lunedì 17 giugno non sarà più attiva la raccolta porta a porta, ma saranno a disposizione delle utenze i nuovi cassonetti ISI. Noi siamo arrivati con i cassonetti intelligenti, i cassonetti cosiddetti ISI, nella parte bassa della città dove sono stati installati, a una raccolta differenziata prossima al 70%, quindi abbiamo già accolto sostanzialmente l'obiettivo che ci perviene dalla regione toscana. Estenderlo nella parte alta non è possibile attraverso i cassonetti ISI, ripeto, l'unico cassonetto che rimarrà sarà quello dell'umido, nel quale potranno conferire con facilità i residenti. L'altro tema interessante è quello di riuscire a lavorare correttamente con gli esercizi commerciali, perché anche loro in qualche maniera ci aiutino a tenere pulita la città rispetto alla permanenza dei sacchetti dei rifiuti, diciamo, lasciati la sera prima per la mattina dopo. In questi giorni stanno arrivando a casa dei residenti circa 6.500 utenze le lettere e il materiale informativo che illustreranno nel dettaglio tutte le novità presenti. Giovedì 6 giugno invece all'Auditorium Aldo Ducci ci sarà un incontro con la cittadinanza. Infine arriva anche uno sportello al cittadino all'interno della Casa dell'Energia. Lo sportello di consulenza e sensibilizzazione sulla materia dei rifiuti è già aperto e già funzionante, quindi distribuzione dei sacchetti e dei kit amianto, già attivata da ieri pomeriggio, quindi diciamo, come dire, abbiamo il plauso anche dell'amministrazione, una nuova attività strettamente connessa a quello che poi già facciamo, che è la sensibilizzazione sul mondo dell'energia. Ovviamente cosa succede? La materia del rifiuto è strettamente connessa, perché il rifiuto è sicuramente energia, e questo tipo di sensibilizzazione e razionalizzazione della materia del rifiuto in Arezzo e provincia è sicuramente
troverà sicuramente il plauso della cittadinanza e già sta trovando, come dire, appunto, i suoi risvolti positivi anche a livello cittadino. Quindi veramente esprimo tutta la mia felicità per questo servizio attivato. Allora Fabio, qui proprio accanto al punto dove abbiamo collocato questo studio mobile c'è, sì, io vedo qui scritto 6 punto informativo. Che cosa avviene in questo punto informativo? Allora, io innanzitutto poi ho assistito anche all'apertura e vi porto tra l'altro in trasmissione i saluti dell'avvocato Leonardo Masi, che è il presidente di SEI Toscana, che non ha potuto venire per un impegno pregresso, ma che sicuramente voleva essere qui con noi, anche perché questo sportello sta avendo, come dire, una fortuna veramente importante all'interno della città. Io tutte le mattine vedo centinaia di cittadini aretini che vengono qui a ritirare i loro sacchi, a chiedere della materia della differenziata, a voler imparare a differenziare il rifiuto e a diventare più virtuosi. Ecco, io credo, come ha detto prima anche l'assessore, ma come ha detto anche il presidente, cioè io credo che la cosa più importante sia sensibilizzare il cittadino sulla materia ambientale, insegnargli a fare la differenziata, riuscire poi a trattare il rifiuto, a farlo diventare energia, però fare capire che diciamo, il risparmio di energia, il rispetto dell'ambiente parte da ogni piccola azione del cittadino, cioè è da lì che si inizia in qualche modo la materia virtuosa che poi va in qualche modo a prendere tutta la collettività, cioè la famiglia che riesce a fare più del 50% di raccolta differenziata, separare la carta, la plastica, la materia appunto di organico e portarla nei cassonetti in maniera giusta e corretta, è sì un indotto positivo per tutta la città, ovviamente per il nostro ambiente e diciamo anche per la caratura paesaggistica e storica che hanno i nostri luoghi che ci ospitano oggi, come diceva prima l'assessore. Io credo che questo sportello rappresenti un valore in più per Casa dell'Energia, che ormai sono 3 anni che dà un servizio al cittadino nella materia dell'energia, quindi una consulenza mirata. E in questo modo, tramite il Comune di Arezzo e SEI Toscana, si dà anche una consulenza su come rispettare l'ambiente dal punto di vista del rifiuto, quindi di come comportarsi con i scarti che tutti i giorni produciamo, che stiamo vedendo a livello anche globale quello che sta succedendo, cioè un completo disfacimento del nostro ecosistema. Dobbiamo riprendere un po' le redini, insomma. Bene, io ringrazio molto l'assessore Marco Sacchetti, grazie, di grazie essere stato con voi. Noi, grazie al presidente dei Impianti Giacomo Cherice, che grazie ci ha spiegato, a voi, insomma, grazie con chiarezza a quello che sta avvenendo. La tempistica, proprio un flash? Ma siamo nell'ordine di, diciamo, in un 12 mesi dovremo avere delle risposte. Okay. Se tutto procede secondo quello che è la nostra tabella di marcia, si può pensare di avere l'azienda in ordine di funzionamento nell'arco dei prossimi 3 anni. Grazie anche a Piero Franchini, che ha avuto l'idea di realizzare qui questo ciclo di trasmissioni che ci ha accompagnato dallo scorso autunno. Ha trovato in Fabio Mori, ovviamente direttore della Casa Energia, una sponda. Lui è il mio mentore. È il tuo mentore, ha pensato il tuo manager. No, mentore. Comunque abbiamo avuto modo di scoprire noi stessi un luogo che magari conoscevamo così. Ma ve ne state andando? Ve ne andate? No, torneremo. Ah, torneremo. Una pausa. Quindi non è un addio, un arrivederci. No, una pausa. Andate tutti al mare, quindi Arezzo TV chiuso. Anzi, la mia idea, se verrò ascoltato, sarà quello di implementare ancora, diciamo, le trasmissioni da questo bellissimo luogo che effettivamente, diciamo, la città conosce e non conosce, e quindi noi vogliamo farlo conoscere perché appunto è importante. C'è questo mistero sempre dietro, sempre, che però secondo me ne valorizza ancora di più la sua, cioè, la perché sua è un po' scuro, quindi non sai cosa ti non aspetta, sai quello dietro che succede la porta dentro. È il famoso calamitone della misericordia, no? È qualcosa che serve per andare avanti, altrimenti è come l'inceneritore, no? Se te hai bisogno di attenzione, inceneritore, tutti così, che noi c'è centro di recupero, come i pasticceri che lavorano, siamo fuori onda. Ne vedremo delle belle. Siamo in onda. Ne vedremo delle belle. Grazie a tutti e alla prossima. Venite a Sanzio.